Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. L'argomento di oggi è la colonna vertebrale. La colonna vertebrale viene detta anche spina dorsale o rachide ed è la struttura portante che sostiene il corpo di tutti i vertebrati, come quello dell'uomo e di numerosi altri animali. Come è fatta? La colonna vertebrale è un complesso sistema osseo formato da 33/34 vertebre separate dai dischi intervertebrali. Il numero varia in base a quante sono le vertebre coccigee presenti nell'individuo. La colonna vertebrale viene suddivisa in quattro zone, ossia zona cervicale. La zona cervicale è formata da 7 vertebre, da C1 a C7, che sono distinguibili in una regione superiore e una inferiore. Sostengono il cranio e permettono i suoi movimenti. Il rachide cervicale superiore è composto dalla prima vertebra C1, detta atlante, e dalla seconda vertebra C2, detta epistrofeo. Il rachide cervicale inferiore è composto dalle restanti 5 vertebre, ossia da C3 a C7. Zona dorsale. La zona dorsale o toracica è formata da 12 vertebre, ossia da T1 a T12. Permettono le rotazioni, le flessioni e le estensioni di tutta la schiena. Zona lombare. La zona lombare è formata da 5 vertebre, ossia da L1 a L5. Sostengono l'intera colonna vertebrale e stabilizzano il bacino. Zona sacro-coccigea. La zona sacro-coccigea è divisa in zona sacrale, è formata da 5 vertebre, ossia da S1 a S5. La loro fusione forma il cosiddetto osso sacro, che insieme al coccige e alle due ossa dell'anca forma il bacino. Zona coccigea è formata da 4-5 vertebre, ossia da CO1 a CO4/CO5. La loro fusione forma il coccige. Le vertebre sono quindi delle ossa corte che formano la colonna vertebrale ed ognuna di esse è costituita da uno spazio vuoto detto foro vertebrale. Le vertebre, essendo quindi sovrapposte, fanno sì che tutti i fori vertebrali coincidano tra di loro, formando così un canale vertebrale. All'interno di esso è contenuto il midollo spinale, un fascio di neuroni che insieme al cervello forma il sistema nervoso centrale. Il midollo spinale, inoltre, dà origine alle radici dei nervi spinali, formando il sistema nervoso periferico. Tra una vertebra e l'altra, tranne per le prime due vertebre cervicali, troviamo inoltre i dischi intervertebrali, ossia dei dischi fibrocartilaginei che hanno la funzione di ammortizzare e distribuire le sollecitazioni che interessano le vertebre, modificare la forma della colonna vertebrale per consentirne i suoi movimenti entro determinati limiti. La colonna vertebrale è dritta? Se si osserva frontalmente, appare dritta, ma se la guardiamo lateralmente, vediamo che presenta 4 curvature, ossia lordosi cervicale, cifosi dorsale, lordosi lombare,
e cifosi sacrococcigia. La cifosi è una curvatura fisiologica della colonna vertebrale con concavità posteriore, ossia rivolta in avanti. La lordosi, all'opposto invece, ha una curvatura con concavità anteriore, ossia rivolta all'indietro. Queste curvature servono a donare stabilità e flessibilità e a contrastare meglio la forza di gravità a cui è sottoposta costantemente. Uno studio dimostra che se la colonna vertebrale fosse completamente dritta, sarebbe 17 volte meno robusta ed elastica del normale. Quali sono le funzioni della colonna vertebrale? Ha una funzione protettiva e una motoria. Funzione protettiva perché protegge il midollo spinale e quindi il nostro sistema nervoso. Funzione motoria perché permette di muovere il nostro corpo nello spazio e quindi di farci camminare. Inoltre funziona da ammortizzatore in caso di traumi e sostiene il nostro corpo permettendoci di stare in posizione retta e in equilibrio, distinguendoci dagli invertebrati. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.